La Juventus ha portato a 4 punti il suo vantaggio sugli seguitori immediati, che sono ora Roma e Torino. La Fiorentina è scesa al 4° posto in graduatoria, perdendo ad Udine. Vediamo insieme la schedina. Ascoli-Verona 2-1, a Genova Roma-Genova 2-0, Lazio-Sampdoria 2-1, a Milano Juventus-Milan 3-0, a Napoli Inter-Napoli 2-0, Pisa-Catania 2-0, Torino-Avellino 4-2, Udinese-Fiorentina 3-1. E adesso la classifica. Juventus 30 punti, vedete, a 4 punti la coppia Roma-Torino, poi Fiorentina 25, Udinese-Verona 24, Internazionale 22, Milan 21, Sampdoria-Ascoli 20, insieme la rassegna delle immagini di queste partite. Vi premetto subito che causa un'astensione dal lavoro dei tecnici del sindacato Snater della sede di Roma, non avremo l'audio dei colleghi, quindi non vedremo i nostri consueti amici della domenica, perché li vedremo così parlare con la bocca come pesci senza poter ascoltare nulla. L'audio non c'è, pensiamo di avere le immagini che io cercherò di commentarvi, le vediamo insieme per la prima volta, quello che non vedo io vedrete voi cari tifosi, cari amici in ascolto, e cerchiamo di andare per il meglio. E cominciamo col successo dell'Udinese, prego che le immagini partano, dell'Udinese sulla Fiorentina per 3-1. Vediamo adesso da Trieste, pronto Trieste, ecco in azione l'Udinese, il tiro di Virdis su passaggio di Causio ed è l'1-0 per l'Udinese. Vedete adesso Borin che si lascia sfuggire la palla e Bertoni che interviene pareggiando per la Fiorentina. Causio ha giocato la sua 400ª partita ed ecco la grande punizione di Zico che porta in vantaggio l'Udinese. Zico, vedete, ha aggirato la barriera. Ecco in azione Massaro, viene atterrato in area, i fiorentini protestano, niente rigore, ed ecco il gol di Virdis, i fiorentini poi protesteranno perché Zico era terminato dietro il portiere. Comunque abbiamo visto il rapido... Ricordo un aneddoto, invece questo in campionato, contro la Fiorentina, il portiere della Fiorentina il giorno prima ha detto sì, beh, sono pronto, so benissimo che Zico se dovesse calciare una punizione me la tira sull'angolino destro, io so, gliela tirata a mezza altezza sulla sinistra, e lui proprio il giorno dopo si è tuffato da quella parte lì e gliela messa dall'altra parte. Mi ricorderò sempre di questo aneddoto, perché anche lì era veramente, quando aveva la possibilità di essere in forma, era quasi micidiale. Ci interessava quasi più che ci fosse una punizione dal limite che un calcio di rigore. Una bella punizione è come una bella pittura di un grande pittore.